Quello che noi facciamo è offrire un percorso costante e sviluppato nel tempo e continuativo, con un'offerta formativa molto personalizzata e di alta qualità, finalizzata a condividere la cultura d'impresa, a sviluppare competenze e anche la consapevolezza delle proprie qualità e delle proprie risorse e di quanto l'integrazione fra risorse e competenze possa fare davvero la differenza. Per noi sicuramente la carta vincente è la formazione. Negli ultimi anni abbiamo puntato tanto su quella che è la formazione individuale e collettiva, sia mediante finanziamenti aziendali che quelli che sono i fondi interprofessionali, quindi con dirigenti di impresa. Abbiamo messo su dei progetti formativi di medio e lungo termine e poi naturalmente c'è una valutazione interna per poter valorizzare quelli che sono le competenze, pre e post formazione e poter poi valorizzare all'interno. Il tema dell'innovazione è un tema fondamentale su cui l'azienda, e in questo caso il responsabile delle risorse umane, deve concentrarsi. È riuscire a stare appresso ai cambiamenti, cambiamenti che sono anche quotidiani, che sono cambiamenti veloci, che non possono essere trascurati. E poi abbiamo il tema della partecipazione. In un'azienda, io parlo della nostra realtà di tipo familiare, che sono generazioni che fa questo mestiere, il tema della partecipazione è fondamentale. Le persone che lavorano devono sentirsi parte di un progetto molto più complesso e molto più ampio, che possono condividere più o meno, ma sicuramente un progetto importante. E quindi il tema della partecipazione è fondamentale. E poi infine quello della specializzazione, dove devono essere valorizzate le competenze, dove devono essere valorizzate le professionalità, e quindi a questo punto conta di più chi sa di più. Vuol dire soprattutto chi riesce a risolvere i problemi agli altri. Premetto che nella nostra azienda tutti sono talenti e quindi ognuno ha i suoi punti di forza e ognuno cerchiamo di portarli a lavorare sui loro punti di forza. Quindi non lavoriamo su un'elite, ma cerchiamo di lavorare un po' a macchia d'olio su tutti. Organizziamo corsi di formazione mirati alle specifiche esigenze, cerchiamo di ascoltarli e cerchiamo di assecondarli nei loro desideri e poi soprattutto cerchiamo anche di spingerli a sfidarsi su alcuni punti su cui si sentono fiduciosi. Quindi è una ricetta molto semplice, basata molto sull'autoresponsabilità del ruolo